questa seconda ora dello speciale veramente di questo sabato mattina, sabato 16 agosto, con questo pezzo, Sleeping Beauty dei Super Collider, che ho il piacere di avere qui in studio con me. Buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Ecco, sentite due voci maschili, in realtà la band è composta da quattro membri, ma come i negozi sono chiusi, i bar sono chiusi, tutti sono in ferie, anche metà dei Super Collider è impegnata, io spero, per delle piacevoli vacanze. Sì. Il nostro chitarrista Andrea è in quel di New York al momento, mentre Giorgio è chiuso il batterista. Ma facciamo le presentazioni, fate voi, vi autopresentate, dai. Fai tu. Io sono Matteo, chitarra, solista, attualmente anche tastiera, piano per i progetti futuri. E cori. E io sono Fabio, basso, voce e balli, molti balli. Gruppo? Sì. E polca, molta polca. Quindi frontman, strumentista, ce le ho un po' tutte, Fabio. Sì, anche malattie venere le ho un po' tutte, sì. In realtà voi siete già stati nostri ospiti un anno e mezzo fa circa, se non ricordo male, ma siamo qui per parlare di alcune novità che vi riguardano. Cominciamo però dall'origine. Chi sono i Super Collider e da dove nascono? Ma allora, i Super Collider nascono ormai un po' di anni fa, più di quanti siamo disposti ad ammettere, probabilmente. 2009-2010. Esatto, e siamo sempre stati in questa formazione a quattro, che comprende me e Matteo, Andrea Bastiani, che è il newyorkese al momento, e l'altro chitarrista. Che è chiuso per ferie. No, quello chiuso per ferie è Giorgio Gabusi, che è il batterista, e lui è molto chiuso, proprio molto molto. E siamo sempre stati, dicevo, in questa formazione e... nasciamo qui nell'Interland bresciano, siamo due ragazzi di Flero, Giorgio che è di dove è Giorgio? Beh, è di Flero. Sì, è un flerese dalla nascita e si è trasferito da sposato, e Matteo che invece è di Ospitaletto, giusto? È l'unico forestiero, quindi in realtà tu doppia festa, perché come ricordavo prima oggi è San Rocco, Ospitaletto, quindi potresti essere a dormire per una doppia ragione, invece sei qui a farci compagnia, quindi grazie per aver sacrificato questa mattina di sonno. E il nome Super Collider, io la prima volta, dai, lo dico perché tanto mi sbugiardo alla svelta, quando ci siamo sentiti la prima volta ho detto Super Collider, no, assolutamente si dice Super Collider. Errore comune. Ecco, spieghiamo bene, allora la pronuncia l'abbiamo spiegata, ma spieghiamo anche il significato. Sì. Super Collider in realtà è una definizione che vorrebbe comprendere molte cose. In senso lato potremmo dire che Super Collider è un'aggettivazione che viene assegnata a qualsiasi oggetto, qualsiasi cosa di origine astronomica che in un ipotetico impatto con la Terra provocherebbe un'estinzione di massa. Quindi Super Collider nasce all'inizio come idea di qualcosa che porta a un cambiamento grosso, epocale, radicale, non sottintendibile. E questo vorrebbe essere un po' la nostra musica, il senso della nostra musica, cioè il fatto, cioè la speranza almeno che una volta ascoltata non lasci le cose come erano prima. Ecco. Che sconvolga un po' chi ascolta e... Sì, vogliamo sconvolgervi. Vabbè, con un pezzo ci avete già sconvolto, che era Sleeping Beauty, che è uno dei pezzi che compongono il vostro EP, che si intitola appunto Super Collider, e in chiusura di questa intervista ne ascolteremo un altro. Ma quali sono le novità, i progetti che vi vedono protagonisti adesso? Allora, abbiamo qualche pezzo nuovo che stiamo tirando insieme, come si dice, lo stiamo provando da un po' di tempo. Adesso abbiamo un nuovo aggeggino che ci accompagna a tutte le prove. Questi termini io chiamo pirolini quelli del mixer. Esatto. Voi avete... No, è semplicemente un multitraccia digitale che ci permette di registrare ogni volta le nostre parti, volendo anche poi di escludere ogni singolo strumento in modo tale che ognuno di noi poi possa portare avanti il progetto anche, insomma, a casa e separatamente. Diciamo che noi abbiamo ancora questo modo un po' paleozoico di interfacciarci con la musica, cioè lavorare molto in studio, molto insieme, un po' da alchimisti, diciamo, della musica, cioè a noi l'idea di lavorare sui brani, sui testi anche, ma soprattutto sugli arrangiamenti in maniera a comparti stagni non funziona, perché non ci emoziona, quindi è molto importante per noi la dimensione del gruppo vero, dello studio, dello stare insieme, fare musica stando insieme, e
noi stare insieme facendo musica. Ci troviamo, registriamo, vediamo cosa esce, eliminiamo quello che non ci serve, che non ci interessa, ci rilavoriamo e fino a quando otteniamo un po' il risultato che vogliamo. A livello di influenze, che cosa citereste nel vostro background? Radiohead. Così e, modesti che casualmente hanno scritto un pezzo come accennavamo fuori onda che si chiama Super Collider, esatto. Ma a livello di influenza tante, perché nel senso anche Bacalo, cioè. No, vabbè. Il senso è che noi siamo quattro persone con gusti musicali da un certo punto di vista simili, affini, ma da, sotto tanti punti di vista anche molto molto distanti, molto molto diverse. Io ad esempio sono più per la scena inglese, mentre invece Matteo qui presente da puro chitarrista è più orientato sull'americano. Giorgio, il batterista, viene più dal grunge della prima metà dei 90, mentre Andrea magari è più sul cantautorato. E quindi dovete mettere insieme tutti questi ingredienti e ci proviamo a creare questo impatto, questo scontro con quello che vuole essere la vostra musica. Ma così frughiamo un attimo nella vostra vita privata, se ci è concesso. Che cosa fate nella vita quotidiana? Cioè, chi sono i Super Collider? Dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 17. Allora, io nella vita sono un libraio. Ma dai, adesso capisco perché sei amico suo. Esatto, eh? Noi abbiamo lavorato insieme. Sì, per tanti anni, sì. E io invece, cos'è che faccio? Sul pezzo di carta c'era scritto che devo fare il professore, quindi sì, sono un professore di lettere, insegno alla Pastori. Quindi magari all'ascolto c'è qualcuno dei tuoi alunni che ti sta maledicendo per il debito in italiano o in qualche altra materia. È più che probabile. No, quindi se volete mandare degli insulti a Fabio Minari, membro dei Super con la 380 14 12 12 0 per inviarci degli sms. Vogliamo ricordare dei contatti, una pagina Facebook per rimanere aggiornati? Noi abbiamo il nostro sito www.supercollider.it e la pagina Facebook. Quindi basta digitare su Facebook o comunque su Google e riusciamo a trovarvi senza grossi problemi. Assolutamente. Io vorrei ricordare a tutti quanti che questa breve intervista, questa breve chiacchierata sarà presente sul nostro sito radiovera.net dai primissimi giorni della prossima settimana nella sezione interviste. Potrete condividerla, riascoltarla e riderci sopra, insomma. Yeah. Se c'è qualcosa che volete aggiungere, perché purtroppo il tempo è in radio tiranno. Ringraziamo tutte le persone che ci seguono sempre, che a dispetto delle nostre qualità di musicisti sono veramente tante. Ci danno sempre tantissima soddisfazione, tantissimo calore, ed è bellissimo. E a tutti loro e a tutti quelli che seguono la nostra musica diciamo di avere pazienza, perché i lavori nuovi sono veramente promettenti e pensiamo che entro la fine dell'anno si potrà arrivare a una produzione bella. Sì. Quindi io ringrazio Fabio e Matteo in rappresentanza dell'intera band dei Super Collider. Grazie a voi, grazie a Radio Vera, grazie a tutti. Aspettiamo ovviamente le novità, siamo qui a disposizione con le orecchie tese per tutte quelle che sono le vostre nuove idee. Adesso andiamo ad ascoltarci un altro pezzo del vostro album che si intitola That's Undone. Bravissimo. Grazie ragazzi, buon sabato. Grazie a voi, ciao.